Nel secondo tempo, nel secondo il tempo. Il mister ha esattamente detto quello che dicevi tu, prepara la partita in un certo modo, poi alla fine ne escono delle altre, quindi evidentemente la squadra non lo segue e lui per il bene del Pescara ha deciso di farsi da parte, ma al di là di questo voglio dire, la responsabilità non è mai... Si sa che paga sempre un allenatore, ma la responsabilità non è mai di una persona sola. No, infatti, questo è poco sicuro. Allora, per quanto riguarda il successore, ancora presto, però voi avevate, adesso possiamo dire, comunque stabilito un contatto prima della partita col Parma. No, noi non abbiamo stabilito nulla, Massimo. Niente, con Marino no? E sinceramente non vogliamo neanche sbagliare affrettando delle scelte. Quindi, ho capito. Tra stasera e domani... Ci pensiamo su bene e vediamo quale deve essere la soluzione migliore per dare una scossa, ma che debba essere una scossa di quelle che lascia la gente attaccata al muro. Però. Molti telespettatori hanno detto testualmente la colpa è soprattutto della società. Cosa si sente di dire? Ma Massimo, quello che dicono i spettatori, tu sai benissimo che io rispetto tutti, ma sinceramente la società si prende le colpe, si è presa gli applausi e si prende anche le critiche senza nessun problema. Uh-huh. Però, ripeto, noi abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per il bene del Pescara. Se poi c'è qualcuno più bravo di noi che venisse, perché non c'è nessun problema, noi ci possiamo spostare domani. Le critiche le prendiamo così come abbiamo fatto gli applausi, quindi sicuramente non ci spaventano. Certo. Sappiamo che dobbiamo lavorare, sapevamo già in partenza che dovevamo lavorare e soffrire quest'anno per cercare di ottenere quello che tutti quanti vogliamo, poi se come hanno fatto oggi anche i ragazzi a Siena, se qualcuno ci dà una mano anche dal punto di vista del pubblico ci fa sicuramente piacere, ma i problemi dobbiamo risolvere noi e sappiamo che dobbiamo lavorarci su, quindi nessun problema. Ecco, sorpreso Sebastiani dalla decisione di Stroppa? Se l'aspettava? No, sorpreso, sicuramente sorpreso, perché conoscendo il mister che è uno che non molla, evidentemente non sente veramente più la squadra nelle sue mani e quindi ci ha mollato per questo. Però, ripeto, questo è un brutto segno perché evidentemente... qualcuno non, poi qualche altra responsabilità ci deve essere, quindi certo. Questo è compito della società di capire dove sono le responsabilità e ripeto, io adesso sono molto amareggiato, ma secondo me se non si affilano tutti a gennaio la stravolgo la squadra. Beh, è stato molto chiaro, no? Se non si